Fratelli d'Italia ha pubblicato un proprio programma politico, dal quale si può intuire la direzione del nuovo governo. La famiglia è l'elemento fondante della società e bisogna affermarne nuovamente il ruolo centrale. Il primo punto del programma di Fratelli d'Italia riguarda le politiche per la famiglia e la natalità. Si parla di quoziente familiare, una tassazione che tenga conto del numero dei componenti del nucleo familiare e di incentivi alle giovani coppie per l'acquisto della prima casa. Si legge anche della piena applicazione della legge 194 del 1978 sull'interruzione volontaria di gravidanza, istituendo un fondo per aiutare le donne in difficoltà economiche a portare al termine la gravidanza. Su fisco e tasse si propone una riduzione della pressione fiscale, l'estensione della flat tax, l'ampliamento di beni a IVA ridotta e la lotta all'evasione fiscale. Uno dei punti principali riguarda l'imprenditoria, proponendo incentivi per ricollocare le attività produttive in Italia, il contrasto alla concorrenza sleale e la semplificazione degli adempimenti per quotarsi in borsa. Nel programma c'è anche l'intenzione di proteggere il marchio e l'eccellenza italiana in vari ambiti, ma anche di creare una piattaforma online che serva da vetrina del Made in Italy e di introdurre tirocini e scambi culturali per promuovere le attività orientate al mercato estero. Una delle priorità di Fratelli d'Italia è ridurre la tassazione sul lavoro tagliando il cuneo fiscale, oltre a premiare le aziende che assumono di più e contrastare lavoro povero e gender pay gap. Si intende anche modificare le modalità di stage e apprendistato, promuovere le discipline STEM per favorire l'ingresso nel mondo del lavoro e potenziare i corsi post diploma per l'inserimento lavorativo. Per i giovani si vuole garantire l'accesso a sport, arte e cultura, da facilitare anche con sussidi diretti e creando centri attrezzati per lo svolgimento di attività sportive e artistiche. Questo punto del programma è volto anche a contenere devianze giovanili, quali droga, alcol e bullismo. Per scuole e università, Fratelli d'Italia vuole aggiornare i programmi scolastici, incentivare lo sport nelle scuole, contrastare la dispersione scolastica, ripristinare indirizzi di studio abilitanti e rafforzare lo studio dell'inglese. In ambito universitario si parla inoltre di una revisione del sistema 3+2. In materia di politiche ambientali, Fratelli d'Italia vuole aggiornare il piano nazionale sui cambiamenti climatici, piantare alberi nelle città e difendere gli interessi italiani in Europa relativamente al pacchetto Fit for 55. Sulle politiche migratorie, Meloni rilancia il blocco navale e la creazione di hotspot nei territori extraeuropei, per valutare le richieste d'asilo e distribuzione equa solo agli aventi diritto nei 27 paesi membri. Centrale è anche una riforma presidenziale dello Stato italiano, volta ad assicurare la stabilità governativa. Per le infrastrutture, il programma della Meloni punta a rafforzare il Sud Italia e creare nuovi collegamenti nazionali, tra i quali il ponte sullo Stretto di Messina, mentre per far fronte ai rincari su materie prime e energia si punta un uso più efficace dei fondi europei e alla piena attuazione dei punti previsti dal PNRR. Infine, in politica estera si parla di tutela dell'interesse nazionale e difesa della patria, continuando però a rispettare gli accordi internazionali, in particolare il sostegno all'Ucraina.